pronto, sta per iniziare gara 2 in quel di Varano, dopo una gara 1 spettacolare all'insegna di una sfida clamorosa tra Lusso e Vitali. Qui a mio fianco sempre Alessio El Piadeina. Gianluca, ho mangiato e fatto il routine pure, assolutamente ha digerito il mio comparoccio mentre si posizionano, si collocano i nastri di partenza, si accendono i semafori, si spengono, impennatina, via, partiamo. Miki Lusso, Vitali, ti chiedo dopo Ale un pronostico, mentre parte alla grande Lusso, c'è Vitali in seconda posizione, mentre si infila probabilmente Lorenzini in terza. Buona, bella partenza on board con Cristini e Matteo. Che gara ti aspetti in virtù di quella meravigliosa gara 1 che abbiamo visto prima? Sicuramente ci troviamo davanti a una gara che sarà combattuta tra Vitali e Lusso. Io metto una fish su entrambi. E mette le fish, e questo mette sempre le fish. Ma dove siamo? Al casino che metti le fish? Più che altro mi sembra un casino qua tra i ragazzi. È un casino tra i ragazzi. Sento che è affinato ancora questo accento emiliano mentre andiamo on board. Proprio con Nico Lusso, Ale. Lui è campione della 2019, motivato a difendere il titolo. Grande gara contro Vitali in gara 1. Chissà gara 2 che cosa ci aspetta. Li vedo belli incazzosi più che mai. Tutti mi sembra una gran bella partenza. Mentre nelle parti dietro... Attenzione, attenzione. Corsaro rimane leggermente indietro, è aperto e il suo avversario si infila all'interno. Si è infilato all'interno anche in maniera abbastanza importante, Ale. Bravo Tommaso ad abbassare, a sfrizionare, perché sennò lì si rischia la collisione e se cadono il patatrack. L'ha lasciato passare, sicuramente poteva, non poteva chiudere all'ultimo. Ultimato a proposito, Ale, il primo giro. Lusso, Vitali, Lorenzini che a gara 1 ci ha lasciato, ci ha abbandonato. Nonostante stesse facendo una grandissima gara, Iotti, Capocasale, Sala, Corsaro. Trombina, andiamo on board con Marcello Castagna, Ale. Dai, fammi un po' di... dimmi qualcosa di bello. Ma emozionami. Dirti che i ragazzi sono tutti lì, stanno spingendo tutti forte. Mi sembrano tutti belli compatti. Il secondo giro sicuramente... Eccolo qui. Già gli distanziamenti. Andrea Vitale. Non ritorna più. Dietro. Chi è? Laura se n'è andata, Lusso se n'è andato e non ritorna più. Ma lì c'è Vitali. No, Lusso è davanti, Luca. Sì, ma non mi sembra che sia andato così tanto via. Anche stanno perché scappando, ragazzi, si stanno divertendo. Mi sembra tanto e stanno andando via. Effettivamente sembra ancora una corsa 2. Chissà che non ci facciano divertire come in gara 1. Ale, io ti dico occhio a Lorenzini, perché in gara 1 si è eclissato, ma è un pilota estremamente dotato che può tornare mentre inizia un po' a alitare Vitali. Mamma mia, che bella inquadratura, Ale, piega, doppia piega. Ti chiedo qual è l'adrenalina anche di avere un qualcuno che hai dietro col fiato sul collo, perché tanti si fanno sempre l'idea di chi deve inseguire, ma chi è inseguito, quanta pressione ha addosso? Nella parte qua, nel secondo giro, terzo giro, abbiamo visto subito un Vitali che studiava Lusso. Penso che stia mettendo molta pressione per capire anche le traiettorie. Eccolo lì! Eccolo lì Andrea! Ci prova Ale in esterno, ti chiedo secco, ce la fa o no? Per me no! No. Infatti chiude, respinge al mittente Nico Lusso. Ricordiamo che Andrea Vitali è una giovane promessa, stanno dando spettacolo e bagarre. Stessa cosa anche qui con Tommaso Corsaro. Andiamo on board, mentre vede la sfida tra Sale e Tomin. Corsaro potrebbe anche lui, secondo me, rientrare in questa grande e meravigliosa sfida. Intanto qui siamo sul rettilineo più importante del circuito di Varano, on board con Castagna. All'interno delle curve si vede sempre che Trombin riesce a essere un pochettino più veloce, mentre, più performante, vero? Sì, mentre Corsaro perde qualcosa, guadagna invece sul dritto, quanto sembra, probabilmente ha dei rapporti. Che inquadratura, Leo! Attenzione. È andato un po' largo Lusso, Vitali non si infila, ma tu mi insegni che Lusso, che Vitali sta aspettando Lusso? Lusso sembra quasi che si voglia far superare per poi mettersi lui a fare il leprotto. Guarda Gianluca, la moto di Lusso mi sembra leggermente più lenta durante i rettilinei, ma un po' più veloce nel misto. Probabilmente hanno settato la moto in questo modo e il pilota si trova bene. Anche qui, bella sfida, Castagna alle spalle di Cristini, che sta iniziando a studiare gli avversari. C'è uno spaziamento, Ale, tra le varie moto, evidentemente segno che se le stanno dando di santa ragione. C'è tanto rispetto tra i piloti.
ma secondo me qualcosa lo vediamo a livello di sorpassi, anche perché veramente mi sembra una bella gara. Ad esempio Lorenzini ha staccato in parte Iotti e Capocasale per andare a prendersi il terzo posto. L'idea però, che rispetto a quello che dicevo prima, mi sembra che Lorenzini ne abbia di meno rispetto a Lusso e Vitali. E torniamo infatti on board con Andrea Vitali. Attenzione all'interno di Vitali, che bello, wow! Vitali vola davanti a Nico Lusso e ti chiedo, si è fatto passare volontariamente o Vitali ha qualcosina in più? Ma probabilmente Nico ha un attimino tirato il freno a mano in questo giro, perché l'ho visto un pochettino più lento. Vitali invece ha preso coraggio, l'ha studiato bene e si è inserito all'interno. Ma che bel sorpasso, Ale! Bellissimo! Adesso è un circuito meraviglioso, lo vuoi dire? Li ringraziamo questi ragazzi che ci stanno offrendo questo spettacolo? O sei qui a cincischiare perché vuoi un'altra piadeina? No, mi sto godendo lo spettacolo, sto bevendo lo spritz. E chi si accontenta gode, diceva il Liga. Solo a metà. Va bene comunque, andiamo a bordo, lo guardate, anche qui Iotti, autore di un'ottima gara 1, Ale, dove si è classificato al terzo posto, in fervore la sfida tra i primi due, seguono Lorenzini e Iotti, on board con Tommaso Corsaro. Ti ricordo, Ale, che Corsaro dopo un anno in Moto 4 è stato schierato nella 300, è andato subito bene, anche in gara 1, ha avuto un buon feeling, un buon approccio per essere all'esordio, ricordiamo, Ale. È un deterrente, sicuramente sì. Questo post-Covid non ha permesso a questi ragazzi di allenarsi in maniera importante anche con le proprie moto, per avere il proprio grip, per avere la propria stabilità. Stanno facendo un miracolo. Sì, 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 sicuramente. E devo dirti che anche Lorenzini lo vedo abbastanza attento. Ci sta andando dietro bene. E secondo me, Ale, ti faccio questa domanda: non è che anche impaurito dal fatto che in gara 1 è uscito fuori e dice, piuttosto che non portare a casa neanche un punto, gioco un po' più tirato, ma cerco di andare a vincere, di rimanere in pista anche arrivando terzo? Probabilmente sta cercando di tenere il podio, quindi ci ti do assolutamente ragione. Strano. Aia, prende spazio però, hai ragione, Vitali mi sembra... Ha messo una marcia in più. Vitali, Lusso, Lorenzini, Iotti, Capocasale, le prime 5 sembrano cristallizzate e a parer mio gli unici due che si possono veramente dar battaglia per un posto combattendo sono Vitali e Lusso per la prima. Mentre andiamo a Borgo Cristini, che prova il sorpasso ai danni di Carpinone. Ci riesce, Ale? Qui su rettilineo, no? Non prova, penso, perché non c'è lo spazio. No, non ce la fai, è troppo lontano, Gianluca. Troppo lontano, anche perché... Tu sei abituato tra quelle moto che sgasano, spezionano. Tu che sei un amante, lo vuoi ripetere a questi cristiani? No, io non tu sono... Che moto hai? Io vado col triciclo, Gianluca. Col triciclo? Perché adesso a Milano siamo tutti qui. Siamo tutti chiusi e allora apre il gas Andrea, Andreino Vitali, che sta facendo una gara meravigliosa ai danni di Nico Lusso, che ha fatto una gara meravigliosa in gara 1, lo ha studiato, lo ha passato in gara 1, è volato in gara 1 e andiamo anche qua on board con Marcello Castagna, che sta evidentemente aspettando gli avversari. Ti chiedo, ma non è che adesso forse non li sta più aspettando, ma non riesce a tenere il ritmo di quelli davanti? Secondo me invece Carpinone sta un pochettino rallentando il gruppo, Giallo, perché... vedo un Cristini sempre più vicino e un Castagna che si sta avvicinando lentamente, ma si sta avvicinando. Lentamente, si sta avvicinando. Ragazzi, io vi dico solo, fidatevi di Alessio, mentre i distacchi iniziano a essere interessanti, perché Vitali sta volando, sta letteralmente volando, Ale. E se fai la comparazione tra gara 1 e gara 2, Vitali fa primo secondo, Lusso dovesse finire così, fa primo secondo. Questi due, anche perché sarai ancora confermato come il mio commentatore in seconda? No, assolutamente no. Anche per il prossimo weekend. Anche perché questi due qua mi sa che ci faranno divertire se vanno avanti così. Sfrizzona, gira, ruota su se stesso. C'è sempre Vitali davanti, Lusso alle spalle, che sembra studiarlo, sembra avvicinarsi e ad allontanarsi. Però ti dico, Ale, la percezione è che non ne abbia per restargli in scia. Ma sembra quasi che Vitali abbia sistemato bene la sua moto per il gara 2, o eventualmente Lusso abbia fatto delle modifiche e che l'hanno portato a essere un po' più lento. Andiamo a rivedere on board con tutti i replay. Sai che poi questi si divertono, queste bestiacce dei condò, a farci vedere le partenze. Andiamo qua con Nico Lusso. Guarda qui la partenza, buona da parte di Nico. Fa, impiega subito la doppia curva, rimane davanti con Lorenzini, che aveva scavalcato Vitali. Adesso lo vediamo, perché qua Lorenzini ti spritola. Eccolo qua, lo vedi Lorenzini? È passato davanti a Vitali, poi Vitali, pam pam, doppio sorpasso e saluta, ringrazia e dice grazie e va in in prima posizione. Qua con Marcello Castagna, Ale. Sì, ha fatto una Bikers d'accordo lì. Una partenza molto lenta.
Non vorrei che abbia lasciato un po' troppo. Ha avuto un problema in partenza, dici? Secondo me sì, perché guarda, si è accodato a tutti. E poi vabbè, è stato molto, sta tenendo un buon ritmo, molto pulito. Wow, guarda qui, però nessuno sfrutta il cordolo come abbiamo visto ad esempio nelle mille, Ale. È una grande differenza. Diciamo che la classe più agguerrita che abbiamo visto finora. Guarda come tirano giù la staccata. È stata la 600, Gianluca. Le 300 li vedo comunque sempre un po' più morbidi. Vorrei vedere un po' più di aggressività. Ragazzi, vi sta dando anche un consiglio il nostro. Gara 2 la vedo un po' fiacca. Non è che ti sia fiacchito te, che ti sei scassato le piadine, non mi sembra che ti stia addormentando. Questi se le stanno dando in santa ragione, lo slow motion qua dei condomini sembra meraviglioso. Guarda qui, Sala, Trombini, Lisci, ci sono tutti quanti. Arriva lui e dice che non se le danno di santa ragione. Ragazzi, sveglia! Che qui ci stiamo addormentando. Carpinone, guardali qua, uno dietro l'altro, Cristini. Ragazzi, sono immagini mica da ridere. È una bella immagine, guardali come ti va giù il piedino. La gambetta è un'emozione bella, è una sensazione è bella quella che prova emozione, un grande. È una bellissima emozione, Gianluca. Sembra che mi stai dedicando una poesia d'amore. La saponetta. È una grande emozione. La saponetta, che cosa? La saponetta che tocca a terra, comunque, è per un pilota è sempre, sempre tanta roba. È sempre gradita la saponetta per il pilota. È importante avere la saponetta, soprattutto quando vai poi a fare la doccia finita la gara. È importante avere la saponetta, caro mio Alessio. Non farla cadere, non farla mai cadere. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Qui replay meravigliosi da parte di Condò. Mamma mia, meraviglioso qua Vitali, Ale. Qui è il momento in cui aveva già scavalcato Lusso e noi abbiamo notato una differenza di passo, soprattutto negli ultimi due giri, dove Vitali ha preso quel margine probabilmente per stare anche più tranquillo sulla sua cava, anche perché qui non possa sbagliare, c'è scritto Kawasaki in grande. Mi sembra abbastanza chiaro col numero 11, direi anche. Anche? Ma Vitali sicuramente è stato uno ti ricordo anche che tra l'altro lui è una prima gara e quindi la seconda la sta dirigendo in maniera. Vitali è anche una giovane promessa, è al debutto. Cioè, quindi veramente un plauso, una nota di merito adesso, a parte gli scherzi, senza fare i cretinetti, che noi ci divertiamo tanto, ma questi se le stanno dando in santa ragione. Un plauso veramente a Vitali, bisogna farlo, perché sta rendendo veramente onore a questa gara, anche a Nico Lusso, mentre andiamo a bordo con Cristini, che sta provando ancora con Andrea. Vitali che a terra plana all'inizio dell'ottavo giro. Eccolo qui, la serpentina solita, la S. Mamma mia, ragazzi, che puliziale! È migliorato moltissimo. Se vedi, chiude bene le curve, le gomme sicuramente non gli stanno dando nessun problema. Mentre Marcello lo vedo abbastanza in difficoltà. Ti ricordo anche che anche lui è una new entry, Ale. In uscita della seconda curva. Eccolo qui, occhio a Cristini che prova a infilarsi in interno su Carpinone. Ci riesce, chiude benissimo lo spazio. Ha pinzato bene, affronta benissimo. Straordinario sorpasso. Applausi, chapeau per questo grande sorpasso. Lo abbiamo commentato live in diretta, Ale. Qui tanta roba, mentre non si sono congelate, si sono cristallizzate le posizioni lì davanti. Nico mi sembra che non ne abbia più. Stanno facendo gara a sé. Si stanno accontentando? Probabilmente magari Lusso, sai, vuole portare a casa il secondo posto, magari. Dice, ce la vediamo poi gara 2. Vediamo il prossimo circuito cosa succede, perché mi sembra che qua Vitali abbia veramente stia volando. Abbia preso, ti dico, a occhio e croce c'è un mezzo secondo tra i due. Sì, sicuramente. Poi soprattutto ricordati che Lusso, mentre entriamo nel giro 9, sì, Lusso ci sta dando dentro, ma ripeto, conservare comunque la moto per le prossime gare potrebbe essere la scelta migliore. Setup ottimale, gomme che vanno, Vitali affronta la S, importante, la prima, dopo il rettilineo iniziale, è un gran bel vedere, è stata una gran bella gara, se ne sono date tantissimo in gara 1, Paggio da Monto Lusso ha detto ciao me ne vado, timbro il biglietto e ti lascio lì, mentre andiamo a bordo con Corsaro. In gara 2 è stato Vitali che ha detto ciao timbro il biglietto e me ne vado. Ale, è comunque una gran bella gara, ci stiamo divertendo tantissimo anche sulle 300, anche se tu mi hai confidato nell'orecchio dopo che ti sei scassato lo spritz, hai detto speriamo che questi non mi facciano annoiare, e questi non ti stanno facendo annoiare. No, però occhio a cosa? Occhio. È quello spritz che ti ha annebbiato la vista. Vabbè Gianluca, mi sembrano abbastanza. Si è avvicinato, hai ragione, Nico si è avvicinato. Allora adesso ti chiedo, o questi se ne danno di santa ragione, o Vitali ha abbassato la guardia, o Lusso ha aspettato, adesso dice adesso ti voglio infilare. Dovrebbe capire, perché la regia ci ha abbandonato il corrente sul momento clou. Strano, che se lo aspettava da loro, proprio da loro.
Occhio, perché tra un po' ti esce fuori il finish, cioè l'ultimo giro. Bravo, stanno per affrontare l'ultimo giro. Final lap. Si è riaccodato. Io spero che non ci lasciano l'interno. Ma dove siete andati? Siamo tornati, eccolo qua. Lusso e Vitali ha respinto l'attacco. Mamma mia, guarda come si è girato. Ale si gira, lo guarda. Cosa gli fa? Un gestaccio. È abbastanza distante. Non entra, non riesce ad entrare. Vediamo se prova all'esterno. No, è ancora molto distante. Molto no. Forse qui, vediamo se prende la scia. Invece no. Andiamo on board su Cristini, che prova. L'avete fatto smadonnare, Alessio, ragazzi. Ma non puoi togliermi, c'è il momento. Quello puoi entrare, me lo togli. Insomma, è importante entrare nella vita. Lo dice anche Cristini, guarda qua. Anche per Cristini è l'ultimo giro. Sta arrivando, sta arrivando. Stanno tornando, eccoli qui. Non ti abbandonano mai, Condò. Vitali, Lusso, ancora loro due. Vediamo come sfrecciano. Bellissimo questo onboard finale. Lusso, dai Nico. Ma come dai Nico? Che fai? Ti fia uno al posto dell'altro. Io ti fo allora, ti fo Andrea. Ma fammi capire. Ma cos'è? Sorpasso clamoroso. Hai dato da parte di Trombin. Dentro, su Lisci. Va lungo troppo. Lisci è ripassato e vince Vitali. Vince ed esulta in faccia, forse anche a Lusso. Ma i due si scambiano un gesto. Un applauso bellissimo di Sportività. Terzo Lorenzini, quarto Iotti. Mamma mia, Ale, che Vitali, gara! Vitali ha avuto l'ultimo sfogo di felicità o di incazzatura. Forse lo chiederemo quando fanno le interviste. No, non era arrabbiato. Attenzione, però, guarda dietro. No, arrivano solo la trombina. Arrivano loro due. Con Liscia alle spalle, Ale, bellissimo però il gesto. Questa è stata una cosa bellissima, Ale. Mi è piaciuta tantissimo. Un gesto amichevole, come per dire: è stata una bella gara. Qua la mano, veramente applausi, chapeau per questi due ragazzi che se le sono date di santa ragione. Hanno combattuto fino all'ultimo, è stata una gara meravigliosa. A te il commento, Ale. Ci hanno fatto divertire, anche questa gara qua, Vitali e Lusso hanno... E io ho perso la voce ancora per colpa di questi due, però mamma non rotto. Hanno spinto di brutto, anche sull'ultimo, sull'ultima parte del circuito si sono dati da fare. Mi piacerebbe capire alla fine, invece, nelle interviste, se ci può dire Nico cosa gli sia successo nella parte centrale della gara. L'ho visto un po' più lento rispetto all'inizio e alla fine. E mentre io comunque, Gianluca, do comunque una parte in più anche a Lorenzini, perché era caduto e si è rifatto invece la grande. Cosa ne dici? Sì, applausi per tutti questi ragazzi, Ale. Perché io durante la gara ho detto alcuni new entry, altri hanno esordito, c'è stato veramente tanto di cui parlare, Ale. Un applauso a Vitali e Lusso. Primo, secondo, Lusso ha vinto gara 1, Vitali ha vinto gara 2. Stanno per avvicinarsi al circuito chiuso nel paddock, perché sono pronti per le interviste con le ombrelline. Ragazzi, grazie a tutti, ci avete veramente fatto divertire. Un abbraccio commosso, un abbraccio pietoso da parte di questo essere io, qui a fianco. Ragazzi, vi riabbandono di nuovo, vado a mangiare e vi lascio Gianluca, che è ormai senza voce. Ragazzi, vi lascio pure io, che vado a sgnaffarmi pure io qualcosa da mangiare. Siete stati grandi, bravi ragazzi. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. A dopo. Andiamo ad Andrea. Ciao Andrea. Ciao. Sta gara è andata meglio. È stato faticoso, molto faticoso. E alla fine però sono uscito più forte dalla S lenta, e nella S veloce sono riuscito a affiancarmi e sono riuscito a avere la meglio. E poi ho dovuto tenere il passo per 6 giri, è stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Quanto sei contento da 1 a 10? 100, troppo, troppo. Grande, grazie mille, ciao ciao. Ciao. Con Nico Lusso sentiamo cosa da dirci, ciao. Contento, non contento? Sì. Sì, contento, comunque un doppio podio alla prima gara è sempre buono. Peccato, stavolta mi ha fregato e l'ultimo giro ho fatto un errorino, non sono riuscito ad attaccarlo, però dai, va bene così, primo weekend dell'anno è andato bene. Grazie Nico. Grazie a te. Dopo papà Cristini siamo con Matteo. Ciao Matteo, com'è andata? Malissimo. Allora, prima gara caduto e seconda ho avuto un problemino col cambio, però è stato un bel weekend, mio primo weekend di gara. Mi sono stradivertito e speriamo che sia una partenza per arrivare avanti, nei primi, dai. Ma l'inseguimento dei risultati del papà? Speriamo, speriamo. Per essere raggiungibile va troppo forte, però speriamo, dai, piano piano. Grazie Matteo, grazie mille. Grazie a voi, ciao ciao. Dai!